con Andrea Algeri, responsabile del programma Formula 1 per Brembo. Questa volta andiamo in Messico, che è un altro circuito complicato per l'impianto frenante, non tanto per il layout del circuito stesso, che è abbastanza standard, sì. Esatto, ma anche qui parliamo di altitudine molto elevata. Molto elevata, 2000 metri, quindi difficoltà estrema di raffreddamento, proprio perché la densità dell'aria riduce il rendimento di qualsiasi cooling. Quindi in questo senso, come i team e come voi dovete lavorare per cercare di smaltire al massimo la temperatura che si genera e quindi di permettere ai piloti di terminare la gara? Perché ricordiamoci, temperature elevate uguale maggior degrado del materiale maggior stesso. Maggior degrado del materiale, esatto. Quindi sostanzialmente con delle simulazioni noi inizio anno andiamo a capire il limite del nostro materiale, che ovviamente come Brembo, il grande vantaggio del materiale Brembo è che ha una usura molto ridotta. Questo permette al pilota di avere una costanza di prestazione proprio dall'inizio alla fine della gara, perché tu, al di là del finire la gara, hai un comportamento della vettura il più simile possibile tra le varie fasi, quindi dal pieno carico a vettura leggera. E hai parlato di simulazione, questo è un argomento che è molto interessante in questo momento. Sappiamo come i team vanno a simulare ogni componente quasi della macchina. Voi che tipo di simulazioni fate e poi che tipo di interazione c'è tra le vostre simulazioni e quelle che invece fanno i team con i loro simulatori? Ma come Brembo noi abbiamo sicuramente i banchi dinamici, che sono un po' il fulcro del nostro reparto di testing, quindi facciamo delle simulazioni che replicano la telemetria della vettura, replicano appunto anche il carico variabile della vettura da inizio pieno carico fino appunto alla fine della gara, e trasferiamo poi la nostra esperienza anche ai team che magari utilizzano questi dati sul loro simulatore. E quindi poi magari fanno un dettaglio maggiore delle condizioni che loro vogliono trovare sulla vettura in quel particolare tracciato, quindi vanno un po' a fare uno zoom dedicato delle caratteristiche del materiale Brembo. Quindi per esempio se un pilota sta al simulatore, sta per esempio girando in Messico, no? Immagino che ad ogni differente temperatura dell'impianto c'è anche una differente mappa in quello che è proprio l'attrito che si crea. Esatto, sì. Quindi come voi interagite con il simulatore team perché la simulazione dei team sia il più verosimile possibile? Allora, noi forniamo la mappa d'attrito consigliata da Brembo, quindi con un range di temperatura e delle pressioni che sono all'interno dei parametri, diciamo, ottimali per l'utilizzo del nostro materiale. Ovviamente il team va a fare un focus su questa mappa in particolari condizioni dove è necessario, per esempio in Messico alte temperature, vuole capire anche magari l'interazione della temperatura dei freni con i pneumatici, piuttosto che insomma altre componenti, vanno appunto a cercare il dettaglio che può essere leggermente diverso dal parametro ufficiale e ottimale che Brembo fornisce loro. Quanto è complicato, ed è una bella complicazione perché fornite praticamente tutto il paddock ormai, giusto? Sì, noi forniamo 10 team, quindi tutti i team che sono presenti nel campionato di Formula 1, 9 come Brembo e 1 come AP Racing, che è la nostra consociata, diciamo, inglese, comunque comandata e facente parte del gruppo Brembo. E quanto è complicato soddisfare tutti i team, perché sappiamo quanto i team siano complicati loro stessi, perché ognuno ovviamente vuole cercare di estrarre la massima performance da questo impianto. Quanto è veramente complicato soddisfare tutti, insomma, ogni particolare. Dopo vi faremo vedere nello specifico bene tutte le componenti, è disegnato proprio per soddisfare ogni minima richiesta, sì, sì, sì. Calore, tutto. È proprio un su misura completo ed è molto bello lavorare con team diversi, perché si nota l'approccio diverso, appunto, che alla stessa problematica team diversi hanno. C'è ovviamente anche un tema di confidenzialità delle informazioni, perché alcune soluzioni vengono proposte dai team, ovviamente Brembo le tiene celate e le utilizza solo con quel team, mentre poi idee Brembo ovviamente vengono offerte a tutti i nostri clienti. È sicuramente sfidante, ma è un po' il motore che ci porta tutti i giorni a cercare qualcosa di nuovo.
Allora io, Andrea, ti ringrazio grazie per averci davvero portato dentro quello che è il cuore dell'impianto frenante, di aver avuto anche la possibilità esclusiva di toccare con mano quelle che sono le componenti che poi caratterizzano quelle grandi staccate che noi vediamo fare dai piloti. Grazie a tutti, grazie Matteo.